Arrivo, arrivo. Ah, bella a tutti ragazzi. Ciao. Ah, dopo questa intro così alquanto discutibile, io sono Kiwir. Benvenuti in Kiwi. Mi presento. Ho appena creato questo nuovo canale dove farò reaction, comedy, prank, cosplay, perché sono anche un cosplayer. E tutto ciò che mi volete consigliare nei commenti, io cercherò di farlo. Oggi andremo a fare il primo video, signori, il primo video, una reaction a un programma anche dell'anno scorso, che forse avete visto tramite altri YouTuber, però ci provo, vediamo come va. Va bene? Se vi piace lo scrivete nei commenti e mi fate sapere se devo continuare oppure cambio un altro format, cambio un altro programma che ho già in mente. E quindi fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando, cosa importante, aiutatemi a crescere, mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, è semplice. Ci sta, iscriviti. E a fianco c'è un disegnino e mettete la campanellina, tanto non vi costa niente, è gratis. Quindi iscrivetevi, mettete la campanellina e poi mettete like al video, ovviamente, se vi piace, poi lo commentate scrivendomi quello che vi pare, insomma, o se volete consigliarmi qualche altro programma o qualche altro format che potrei fare. D'accordo? Dai, vediamo com'è questa prima puntata di Too Hot to Handle. Questo posto è pazzesco. È pieno di ragazzi sexy. Mi piace Sharon e anche David. Un po' tutti ti piace, hai già le idee belle e chiare, mi fa piacere, dai, 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 continuiamo, continuiamo. Sono pronta a saltargli addosso come un ghepardo e ad attirarli nella mia tana. Capite cosa intendo, vero? No, non ho capito bene cosa intendi, forse sì, ma forse potrei anche sbagliarmi, eh? Spiegaci meglio cosa intendi saltargli addosso. Non è che c'è molto da intendere. Francesca, chi preferisci? Ecco, dai, ora Francesca, vediamo a chi gli piace. Forse gliene piacerà uno o due, dai. Mi piacciono tutti. Ah. Certo, gli piacciono tutti. E come discutere di questo fatto che gli possano piacere tutti, non solo uno o due? E beh, dai, Francesca c'ha proprio i gusti precisi, è molto, molto attenta a quei gusti, eh? Devo dire, molto precisa. Vorrei leccare il corpo di David, quello di Kels, quello di Harry. Perché leccare il corpo? Non ho capito, forse qualcuno mi spieghi perché, ma non è un lecca-lecca, non è una... cioè, perché? Ti piacciono le ragazze? No, mi piace la nerchia, mi piace! Ho notato subito che Ronda ha un sedere fantastico. Ecco, perché la prima cosa che una persona deve guardare è il sedere. Certo, d'altronde questi sono persone che comunque molto intellettuali, diciamo, stanno proprio su un alto livello intellettuale. Vorrei un incrocio tra Francesca e Hailey. Beh, le puoi avere entrambe. Già, sì. E che fa fusione? Ma cos'è un cane, un incrocio che li devi fare? Taglia la metà, tipo i maghi, c'è presente che fai tipo Lego, un pezzo di quello e un pezzo di quell'altro e li unisci. Cioè, anche lui è molto, molto preciso, cioè, c'ha proprio le idee chiare, cioè. Il vostro obiettivo? Scopare! Questo è il paradiso in terra. E in effetti c'è Gesù. Il paradiso in terra, certo, perché c'è Gesù, certo. Certo, c'è tipo quel ragazzo con i capelli lunghi e il cappello così, diciamo. E il paradiso.
Bene, forse gli piace lui, forse. Può essere. L'ultimo che arriva in camera dorme da solo. Sbrighiamoci. È difficile con i tacchi. Oh, ora sono arrivati in camera. Però magari se te li levi i tacchi, forse puoi evitare di spezzarti già le ginocchia dal primo giorno, diciamo, E ora vediamo cosa succede. Vedranno come sono, come è arredata. Magari se c'è una buona luce, magari se è ben distribuita. Cosa andranno a vedere? Ma questi letti sono minuscoli. Certo, i letti sono minuscoli. La prima cosa che hanno visto, i letti sono minuscoli. Chissà perché sono minuscoli. Chissà perché sono una piazza i letti. Però magari forse è solo una persona che ha visto questo aspetto. Andiamo a vedere, continuiamo. Che i letti non fanno molto rumore. Possiamo darci dentro, sono perfetti per ciò che ho in mente di fare con Francesca. Eh beh, certo, quello ha detto che i letti sono piccoli, quest'altro ha detto che già non fanno rumore. Già ci ha provato a saltare sopra, ha fatto già le prove. E va bene, come hai detto. Non fa rumore. Ma non possono fare... loro non lo sanno. È vero, loro non lo sanno. Che ancora non lo sanno. Che non potranno fare niente. Cos'è questo? Ehi! Una lampada? Oh, scommetto che serve per diffondere i feromoni. In questo caso si scatenerà il caos qui dentro. Ancora, è certo, perché non sono pochi ciò che sta ora. Cioè, già ora i feromoni si vendono proprio a palate ci stanno i feromoni. Non gli bastano, non gli basta l'ambiente che già esiste. Ne vuole ancora altri feromoni. Preservativi! A tutti! Tanto non ci fate niente, ci fate solo i palloncini. Mi piace questo ambiente internazionale. Harry viene dall'Australia, che non so davvero dove si trovi. Si trova lì dietro, dopo la rotonda, e vicino al Molise, diciamo. Anche se il Molise non esiste, quindi anche l'Australia. Non esiste. Però sì, sta proprio attaccata. Confina proprio. Sta proprio attaccata. Ehi! Posso sedermi? Certo. Mi metto qui. Ecco. Già il primo passo. Eccolo. Già si avvicina, diciamo. Si avvicina e magari vorrà conoscere, diciamo, che lavoro fai, che quanti anni hai, magari, quali sono le tue aspettative nella vita, gli chiederà probabilmente, si sono appena conosciuti e credo si siano anche appena parlati, e forse, vediamo cosa gli chiede. Alza lo sguardo, ok? Mi hai vista guardare in basso. Ferma, stai lontana. Ah, esatto, vedi, perché non solo noi maschietti guardiamo in basso, anche voi femminucce guardate in basso, quindi bravo, credo si chiami Davis, fai alzare lo sguardo a Ronda, credo si chiami, bravo, alza lo sguardo, alza, che questa è già... La vedo strana. Io mi definisco un piccolo ghepardo. Un ghepardo? Ti vedi così? Sì. Ah, d'accordo. Io tengo sempre d'occhio le mie prede. So esattamente ciò che voglio. Come un ghepardo. Wow, come un ghepardo, certo. Anche se questo sembra proprio un gatto. È un ghepardo. Quindi sa già quello che vuole. Mi fa piacere. E quindi cosa lo vuoi, quindi ti piace, quindi lui ti piace, credo, si suppone. Vabbè, vediamo se fanno amicizie, se parlano ancora, vediamo, andiamo avanti. Fa piuttosto caldo qui. È vero. Hai bisogno di un po' di crema? Sì, me la spalmi? Oh, e già partiamo così, con la crema, tutto subito, vai, con la crema, un bel massaggio sulle spalle, magari...
sul braccio, su, magari sulle gambe, sai, quelle sono quelle rilassanti, sulle spalle qua dietro, sicuro. Forse farà il massaggiatore, probabilmente. Certo. Ottima parte da cui cominciare. Grazie. È a pesca. È certo, perché la prima parte per massaggiare una persona che non si conosce È il culo. io credo che se nella vita normale una persona facesse una cosa del genere, penso che due sono le cose. O si becca un pizzone, ma di quelli proprio che ti fanno girare la testa proprio, o chiamano i carabinieri, credo. Perché qui non succede? Perché sono tutti. Ok. Ha proprio una forma a pesca. Mi viene naturale. Certo, è lo schiaffo finale proprio quello, perché ci ha messo la firma. Come la firma? Lo schiaffo finale è come la firma. Ok, quindi si è già formata una coppia, credo, no? Cioè, vedo già tutta questa bella intesa. Sembra ci sia una bella intesa. Quindi una coppia, vabbè, almeno una coppia si è formata. Gli piace, si piacciono. Una coppia almeno, diciamo, si è formata. Ora vediamo magari se si formano altre coppie, magari, Oh cavolo, che ci fai qui? Come va? Ti sono mancato? No. Coraggio. Vieni qui con me. Siediti qua. Ma sì, via uno ed entra l'altro. Il prossimo, vai. Dopo di lui ce n'è l'altro. Cioè, ci sta l'altro, dopo di lui. Quindi tieniti i tuoi 10 minuti e poi arriva l'altro. Il prossimo, proprio a tu. Tipo, avanti un altro, proprio così, proprio. Vabbè, cioè, ci sta provando anche lui, certo. Non è che si sono fidanzati. Oh, attenzione, no, non si sono fidanzati. Però magari, vedi, là Jay già ha detto che non lo stava aspettando. Però lui fa tipo il cucciolone, ma vieni qua. Ma secondo me sta cosa non funziona, che dice vieni qua. Copriti con il cuscino, per favore. Ma è docile. Chiamo la protezione animali? Tranquilla, non ti darà fastidio. Cavolo, sei un tipo di classe. Lord Shannon, signori, madame, messie, Lord Shannon. Prego, signore, prego, un conte, diciamo, il conte del Biscione. Il conte del Biscione. Però lei si è seduta, però a me ha detto copriti, copriti, a me ha detto metti il cuscino, perché se no succede l'irreparabile in televisione, in programma televisivo. Quindi, vabbè. Ora magari chiacchiereranno e gli chiederà un po' di cose, magari per capire anche lei com'è, se ci si può creare un'intesa, diciamo. Chissà cosa gli andrà a chiedere, magari forse non come quello di prima, forse questo è più un po' più tranquillo, magari, eh? Perché ridi? Così. Eh? Wow. Ma certo, infiliamoli 2 metri di lingua, proprio così, a tuffo proprio, proprio a tuffo così, senza nemmeno chiedergli chi sei. Però però lei all'inizio rideva, chissà come mai, c'era il cuscino, forse non bastava. Ok, lui è molto intraprendente, devo dire, questo Shannon, se si chiama così, questo Shannon è molto intraprendente. Bravo Shanno, ottimo, bravo, bravo. Tutto bene? Copriti! Qui covrano E beh, certo, gli è venuta la mezza, bravo. E certo, beh, lei ha detto copriti. Però se le ha detto copriti. Oh, Maron. Non ho parole, scusate.
La prima reaction che faccio, ma... Ogni ragazza con cui faccio sesso si innamora di me. Io ho il cosiddetto pene del fidanzato, quindi... Cosa? Cosa? In che senso? Perché? Che vuol dire? Che vuol dire del fidanzato? Di che parli? Non è né troppo grande né troppo piccolo. È perfetto e carino. È perfetto e carino, come un peluche, come un piccolo peluche, diciamo. No! Questo è piccolo e carino, è perfetto e carino. Questo, non quello che c'è in mezzo alle gambe. A me, o almeno non lo di, cioè, no, 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 non lo dire, non, io, non ne andrei, cioè, oddio, io non andrei fiero di dire una cosa del genere. Le ragazze si innamorano di te perché credono che il tuo pene sia gestibile. Esattamente, è gestibile, cioè vuol dire che così, ma ora ce l'ho, ora non ce l'ho, ma sì, tanto ce l'ho così, è molto fattibile. Ma perché stanno a parlare di sta cosa? Arriviamo! Ehi! Eccole qui! Oh, ecco, arrivano le ragazze, ora vediamo, magari... Se fanno amicizia, magari si parlano di più perché non è che abbiano parlato o si siano conosciuti molto, diciamo, in questo periodo, in queste ore, diciamo. Ci sono giusto state qualche interazione, come abbiamo visto, ma roba di poco, diciamo. Magari ora, stando tutti insieme, chiacchiereranno, si conosceranno probabilmente, dato che si sono conosciuti da poche ore. Vediamo. Ma che Diamo inizio belle. alla festa. Vieni con me. Ma sì, balliamo, strusciamo, twerk, fai. Scusate. Lei ha appena schiaffeggiato il sedere di quell'altra con un certo anche suono che si è sentito piuttosto chiaramente. Siamo tutti super eccitati. Ma davvero? Non, sai, questa cosa non mi era non me ne ero accorto molto di questa cosa. Mi era un attimo sfuggita. Quindi mi dai la conferma che state super eccitate. Ok, non si era capito molto sta cosa, eh? Sembravate molto sistemati, Volete fare un gioco? Coraggio! Cosa hai in mente? In pratica, una persona viene bendata e deve indovinare chi è stato a toccarla o a baciarla. Potete fare quello che volete, non ci sono regole. Oh, il classico gioco della bottiglia senza la bottiglia, diciamo, ecco. Il gioco della bottiglia senza la bottiglia, certo, quello si benda e chi va, sì, si bacia. Io non ho mai giocato questo gioco. Vai, sì, ecco, vedi le donne come sono intraprendenti, molto, molto più intraprendenti le donne, l'ho sempre detto. Ci siamo. Oh, ok. Questo proprio ci è andata proprio di lingua lei, perché poi quell'altro gli ha fatto il blu in mezzo ai cose. Ma non era questo il gioco era darsi un bacio, diciamo. I ragazzi sono incredibili. Sto sbavando. Vorrei andare a fondo con alcuni di loro. Chiaro, Questa è la compara di quell'altra di Ronda che sta sbavando.
che gli ha fatto il controllo dell'esofago, gli ha fatto lei, Maron! Ma questa è quella compara di quella, so compare sono, andavano nella stessa classe. E gli ha controllato l'intestino, tutto bene, dottoressa Ronda, tutto bene l'intestino, il controllo onico, si chiama onicofagico, il controllo della trachea, tutto bene? Perfetto, questa è la dottoressa, sì, perché lei è dottoressa, fa la dottoressa e quindi gli ha controllato, diciamo, l'esofago, diciamo. Con la lingua. Ma che è qua? Sagra dei limoni! Limonate! Signora, i limoni, signora! Il bacio è stato magico. Volevamo entrambi strapparci i vestiti di dosso. Sembra che probabilmente gli sia piaciuto. Ma sembra, è una mia impressione. Non si è capito bene. Ha detto che è stato magico e che si volevano strappare i vestiti di dosso. Salve. Ecco, questa per dare conferma che gli è piaciuto, che Francesca gli è piaciuto il bacio che gli ha dato e quindi l'ha andato a trovare in camera, che poi c'hanno una camera sola, tutti insieme. Mi fai un certo effetto. Qualcosa si muove. Scusa. Devo tranquillizzarmi un attimo. Sono eccitato. Ah, davvero? Si era mosso il coso del fidanzato, diciamo, si era mosso. L'ha detto, l'ha detto. Io uscirei, cioè, magari qualcuno che li fermi, se no questi già senza nemmeno sapere nemmeno quasi il loro nome, già vanno al dunque. Invece di un reality diventa qualcos'altro. Quindi magari se qualcuno li voglia fermare, sai com'è, cioè manca proprio un filo da andare, quello che non si può vedere in televisione. Ciao, sono Lana. Ciao Ciao Lana. Lana. Oh, finalmente è arrivata Lana. Lana, grande Lana, grande, grande. L'ha fermati, per fortuna. Vogliamo una stanza tutta per noi? Monsieur, garçon, una stanza matrimoniale, una doppia, una suite, la suite reale, va bene, signori? Ora devo chiedervi di andare tutti alla palapa. Ok. Dai, vediamo cosa. Ora li riunirà tutti, sicuramente li riunirà tutti e vediamo la sorpresa, perché loro ancora non lo sanno che non possono fare quello che vogliono fare. Ciao, sono una guida virtuale. Ehi Siri! No, no, non è Siri, questa è la cugina. Siete stati accuratamente selezionati perché preferite le scappatelle senza senso alle relazioni. Oh, cavolo! Eh sì, siete stati appena offesi da un computer. Lo scopo di questo ritiro è insegnarvi a instaurare connessioni emotive più profonde nelle relazioni personali. Come avere amicizie platoniche con le donne. Ma quando mai? E certo, lo prendono tutti per il culo perché giustamente non è che non può esistere. Per incentivarvi, ho deciso di mettere in palio un montepremi di 100.000 dollari. Non ci posso credere! 100.000 dollari così. Dovrete astenervi dalle pratiche sessuali per l'intera durata del soggiorno. Terrore, terrore negli occhi di tutti, signore. Terrore, cioè, manco avessero visto un fantasma, un demone, un qualcosa. Nessuno può resistere un mese senza fare Già, è sesso. troppo tempo.
Credimi, si può. Questo significa niente baci, niente petting, niente sesso. Inoltre, anche l'autogratificazione è bannata. Proprio gliel'ha detta così, pam 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 pam, proprio trivellato. Sono stati trivellati della notizia più terribile della loro vita. Cosa significa? Significa che non ti puoi autocongratulare, cioè quando fai qualcosa non puoi dire oh bravo, complimenti, complimenti, bravo, bravo. Ogni volta che non rispetterete le regole, detrarrò dei soldi dal montepremi finale. No! Oh, caspita! Perché? Sì, cioè, sono proprio delusi, tristissimi e terrorizzati di sta cosa. Sarà una lunga e difficile estate. Benvenuti al ritiro. E quindi ora le regole sono state fatte, sono state annunciate, sono state anche ben accettate, direi. Sì, io sembra che siano state ben accettate le regole. Sono terrorizzato, cioè, ma io più che altro mi metto questi, cioè, più che altro cerco di pensarla dalla parte dei loro, che insomma, parenti o genitori, diciamo, no? Cioè, questi ragazzi, quelle ragazze, sono andati a fare questo reality, quindi questa cosa viene pubblicata, cioè la vedono tutte le persone, tra cui credo anche i loro parenti, però, cioè, io dico, un padre e una madre che vedono magari il figlio, la figlia, che sta così, diciamo, a pressione, diciamola così, ecco. Loro fanno tutto il loro percorso, ma poi perché torneranno prima o poi a casa, diciamo, a meno che non sono orfani, ma io credo torneranno a casa dai loro parenti e genitori e amici. Vabbè, quindi ragazzi, è andata questa prima puntata di Too Hot to Handle e fatemi sapere cosa ne pensate scrivendolo qui nei commenti qui sotto, e se vi è piaciuta questa reaction o se volete qualche altro tipo di format che ho già in mente, qualche altro tipo di format, fatemi sapere se vi è piaciuta e mi raccomando ragazzi, aiutatemi a crescere, supportatemi iscrivendovi al canale, mettendo la campanellina, mettendo like a questo video e condividendolo, mi raccomando, e commentandolo, mi raccomando ragazzi, confido in voi, fatemi crescere ragazzi, fatemi crescere, mi raccomando, facciamo così, facciamo, mi tengo basso, mi tengo, dai, su, ai 2000 like, dai, mi tengo basso, ai 1000 like, sono nato da poco, ai 1000 like faccio un'altra puntata di questo Too Hot to Handle, oppure al contrario, commentate qua sotto nel video cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, e se magari c'è qualche altro programma, qualche altra reaction, qualche altra cosa che vi piacerebbe vedere in questo format. Mi raccomando ragazzi, fatemi fare la seconda puntata, perché ora mi sono incuriosito, chissà come andrà a finire, perché io non l'ho mai visto questo programma, è dell'anno scorso. Ma io questo programma non l'ho mai visto. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti e mi raccomando, seguite Kiwir. Ciao belli!